Allora, buonasera creature meravigliose, sono Paolo Ciericola, di nuovo qui su offertalibera.org e facciamo un po' riassunto delle puntate precedenti. Sono Paolo Ciericola, presidente e fondatore della Scuola di Respiro, che lavora su Roma, su Parma e fra poco anche su Milano. E anche online lavoriamo con qualcosa di particolare che si chiama respiro originario. Ma respiro originario non è una tecnica di respiro, ma è un fenomeno naturale che esiste da milioni di anni, perché la natura l'ha programmato, l'ha gestito, l'ha sperimentato in milioni di anni, quindi ha scelto la cosa migliore, quella che costa di meno energeticamente parlando e dà i risultati migliori energeticamente parlando. L'argomento di questa sera non riguarda direttamente il respiro originario, ma riguarda le catene mentali. L'argomento di questa sera è come sciogliere le catene mentali grazie al respiro originario, nel senso che quando si comincia a respirare, quella cosa che ho notato in 35 anni di lavoro è che, spesso e volentieri vengono a galla memorie non emerse di cui non si sa nulla. E queste catene di cui parliamo, queste catene mentali che abbiamo, a cui siamo collegati, sono memorie inconsce, sia di questa vita e a volte, spesso e volentieri, anche di altre vite. Che poi uno ci possa credere o non credere, a me mi interessa relativamente poco. A me interessa di vedere i risultati nella vita di questa persona, cosa cambia nella vita di questa persona. Come, tanto cosa sono queste catene mentali e queste catene inconsce che abbiamo? Allora, ogni volta che noi subiamo uno shock improvviso e inaspettato, oppure che sia un trauma fisico, che sia un trauma emozionale, tipo la persona, ho visto una persona cara, che ne so, mamma, papà, marito, moglie, o chi che sia, qualcuno di molto caro, l'ho visto da fare, sono tornato. Scusate, si è intrecciata la lingua, sono tornato, l'ho trovato sdraiato per terra, morto all'improvviso, che non mi aspettavo. Quindi quello è uno shock emozionale inaspettato. Non è una persona che sta male da tempo, sai che prima o poi deve morire, ormai c'è poco tempo di vita, e un giorno muore. Quello non è uno shock improvviso inaspettato, quello te lo aspetti e va bene, pazienza, ma quando praticamente l'hai visto, stava in piedi, era in salute, torni e dopo un'ora torni e lo trovi stecchito per terra, insomma, è uno shock abbastanza intenso. O così come il trauma fisico. Il trauma fisico può durare 2 secondi o 2 mesi a seconda dell'intensità del trauma. Se cadi dalla bicicletta, oppure se cadi per le scale, oppure se fai un incidente stradale, oppure se sei stato violentato, violentata. Insomma, qualsiasi sia l'origine di questo, può durare più o meno a seconda dell'esperienza dell'esperienza vissuta e anche dell'esperienza personale, come vivi quella situazione lì. E molto spesso in questo rientrano anche gli attacchi di panico. Il primo attacco di panico generalmente una persona ce l'ha quando sta lì rilassato, seduto, tranquillo, senza nessun problema, sta guardando la TV magari, sta lì che si sta guardando lo spettacolo che gli piace e c'ha l'attacco di panico, che generalmente l'attacco di panico dura intorno ai 30 secondi, 20-30 secondi, non di più, il primo. Poi, ogni volta che comincio a sentire delle sensazioni particolari, l'attacco di panico diventa sempre più lungo, ma non è il primo attacco di panico, quello diventa la paura della paura. E quindi entriamo nelle catene di cui parliamo, ok? Nelle catene mentali di cui parliamo, perché da lì, invece di starsene tranquilli e di buttare acqua sul fuoco, invece di buttare acqua sul fuoco, si butta benzina sul fuoco e quindi l'incendio divampa ancora di più. Stasera c'ho la lingua. Ok. E quindi che altro motivo ci può essere per creare catene mentali? Quando sei sotto i ferri chirurgici, sotto anestesia, la tua parte razionale non c'è. Vieni comunque, sei in uno stato inconscio e tutto quello che succede intorno a te comunque viene registrato. Quello che viene fatto dentro la camera operatoria tu non lo sai, razionalmente parlando, ma a livello inconscio è tutto registrato. È tutto registrato, non si cancella neanche una virgola. Oppure quando sei sotto ipnosi, come in questo periodo con tutto quello che state vedendo in giro, ok, non mi fate dire il nome di che cosa, lo sapete benissimo. È ipnosi di massa, questa è ipnosi di massa, ok?
oppure quando sei sotto l'uso di qualsiasi tipo di droga. L'archivista, quello che chiamiamo archivista, la nostra parte razionale, la nostra parte cosciente, non c'è. La domanda è, noi smettiamo di registrare? No, perché i nostri sensi continuano a funzionare tutti quanti, manca soltanto l'archivista, quello che quando passa un pacco di materiale, normalmente, in questo momento noi stiamo registrando tutto, per fare l'esempio, stiamo registrando la temperatura dell'aria, i suoni, gli odori, i colori, cose dette, le sensazioni del corpo, del nostro corpo, e qui su c'è il nostro archivista che quando passa questo pacco di materiale non fa altro che mettere il codice qui e poi lo archivia in magazzino mezzo miliardi e miliardi di altri pacchi come questo. E noi, quando vogliamo ritornare a questo pacco, vai sul computer, sul tuo archivista, gli dici mi trovi questo pacco, lui tira fuori il cassettino, tira fuori il cassetto e c'hai tutti i tuoi ricordi. Ricordi che sono due cose completamente diverse da quelle di cui sto parlando. Quelle cose di cui sto parlando diventano memorie, memorie inconsce, catene. E come ho detto prima, quando c'è un trauma fisico, uno shock improvviso inaspettato, quando sei sotto i ferri chirurgici, sotto anestesia o sotto l'uso di qualsiasi tipo di droga, l'archivista non c'è. Noi comunque registriamo tutto perché i nostri sensi continuano a funzionare tutti quanti. E quindi questo pacco di materiale che transita in quel momento, in quel periodo, qui non ha nessun codice che viene messo dal nostro archivista e quindi viene portato in magazzino mezzo miliardi e miliardi di altri pacchi come questo. Questo per quanto riguarda l'esperienza di questo corpo fisico e di questa vita. Poi abbiamo delle memorie registrate anche nella nostra anima e ci portiamo dietro anche quelle, parleremo anche di quelle. Torno a ripetere, a me non interessa di che tu ci creda o non ci creda. Molte persone mi dicono io non ci credo a queste cose, e anche a me non mi interessa. Io, come ho detto già all'inizio e lo ribadisco, a me interessa di vedere cosa cambia nella vita di quella persona. Poi sarà una coincidenza, va bene, sarà una coincidenza, sarà un caso. Ormai di casi e coincidenze ne ho viste talmente tanti che non posso più dire per quello che mi riguarda che sono casi o coincidenze, quindi io ci credo. Poi agli altri sta a loro credere o cioè non credici, non mi interessa. Il mio lavoro, quello che faccio con il respiro originario, è quello di aiutare la persona a stare bene o meravigliosamente bene, perché questo è lo scopo del lavoro. Poi di andare a vedere memorie o cose varie non è il mio lavoro principale, anche se quando succedono farò tutto il possibile per far sì di aiutare la persona a far sì che gli diventi chiaro cosa sta succedendo mentre sta succedendo. Ok? Quindi, cosa sono queste catene mentali? Sono quelle cose che sono ancorate nel nostro inconscio, che sono state di solito, in genere, registrate a livello, con un livello abbastanza intenso, drammatico, sia traumatico, sia di dolore, sia di sofferenza, sia di incoscienza, perché sotto anestesia, quando sei sotto i ferri chirurgici, tu sei in uno stato inconscio perché ti hanno dato un veleno, comunque l'anestesia è un veleno, non è una cosa che prendi tutti i giorni, così come le droghe sono un veleno. Quando sei sotto ipnosi, quando qualcuno ti mette sotto ipnosi, un po' come fa il Giuca Scasella, no? Metti le mani così e ti liberi soltanto quando te lo dico io. Cosa ha fatto? Ha fatto qualcosa che ti ha condizionato a rimanere lì bloccato, perché tu per quanto ti possa sforzare a liberarti, non ti liberi fino a che non ti darà un altro comando che lui ha inserito. Nello stesso momento in cui ti ha dato gli altri comandi, ha inserito anche quel comando e solo quando praticamente lo dice lui, tu sarai libero. E questo meccanismo funziona a livello ipnotico, se vuoi. Sì, funziona. Che vuol dire? Noi non sappiamo molte cose. Allora, intanto c'è da ragionare, da vedere quanti di voi magari hanno subito un trauma o conoscono qualcuno che ha subito un trauma, un incidente, qualsiasi cosa, e arrivano a sapere coscientemente, razionalmente, prima dell'incidente, e poi c'è un buco nero. E poi si ricordano dopo, quando si sono risvegliati, o dall'anestesia o dall'incidente, quello che sia, si ricordano il dopo, ma in quel lasso di tempo c'è un buco nero, o ci sono dei brandelli di informazione, brandelli. Chiedo scusa, non tutte le informazioni complete. Quindi, se non abbiamo tutte le informazioni complete a nostra disposizione, il nostro archivista, il nostro cervello razionale, quello l'ultimo, il cervello più recente, che è quello che è capace di fare 1 più 1 fa 2, oppure 10.524 per 1.200.000 dice il risultato, perché abbiamo un cervello veramente fantastico e ce lo dimostrano
in tantissimi modi in tutto il mondo, ci sono dimostrazioni di questo. E, nonostante questo cervello sia perfettissimo, è perfetto, noi abbiamo quattro cervelli che lavorano per noi, sono tutti perfetti, ognuno ha i loro compiti, il loro compito specifico, quindi la parte razionale è quella specifica che raccoglie tutti i dati per fare per risolvere i problemi. Okay? Però se io ti do un materiale informativo di qualsiasi genere dove manca, facciamo un esempio concreto, adesso lo metto così, diciamo così, per comprenderci, eh? Che non è veramente... Allora, qua c'è questo foglio con tutti i dati del problema, c'hai tutti i dati e c'hai anche la soluzione qui sotto, e tu ti metti lì e non riesci a risolvere il problema. Perché? Perché sei stupido? No, assolutamente non siamo stupidi, nessuno di noi è stupido, nessuno è stupido, nessuno è scemo, però c'hai tutti i dati, c'hai anche la soluzione qui sotto, ma per quanto di cervelli non riesci a risolvere il problema. Perché? Se sapevo questa cosa quando andavo a scuola, ero un genio, ragazzi. Purtroppo sono scemo come sono. No, non è vero. Ok, ma se fate caso, benissimo, se fate caso bene a questa immagine che state vedendo, cosa c'è che non va? C'è qualcosa che non quadra, che non torna in questo scenario? Esatto, c'è questa cosa qua, che copre delle informazioni. E queste informazioni, adesso questa perché è una cosa piccola e copre queste informazioni, ma potrebbe essere coperto completamente tutto. Così come dicevo prima, quando uno subisce un trauma può essere completamente oscurato, c'è un buco nero completo, oppure c'hai parte delle informazioni. Parte. E quindi i problemi non si risolveranno mai, perché non c'è modo. Quando un giorno scopri là, porca miseria, quanto ci metti a risolvere il problema? 2 minuti, 2 ore, 2 giorni, ma il problema si risolve. E la stessa cosa succede con le nostre memorie inconsce. In che senso si risolve? Perché quando dicevo, come dicevo prima, quando si comincia a lavorare con il respiro originario, quello che succede è un po' come quando si va al mare e si cerca di mettere un pallone sott'acqua. Cosa devi fare per tenere un pallone sott'acqua? Devi fare resistenza, devi spingere, più è grosso più bisogna spingere, bisogna montarci sopra, però nel momento in cui togli le mani, il pallone viene a galla in pochi attimi. La stessa cosa succede con il respiro originario. Nel momento in cui cominci a fidarti del tuo respiro e cominci a smetterla di controllare, e la cosa che voglio precisare, con il respiro originario non è una tecnica di respiro, ok? Non è una tecnica di respiro dove tutte le tecniche che esistono al mondo di respiro, tutte le tecniche che esistono al mondo di respiro servono a controllare qualche cosa. Non c'è una tecnica, almeno fino ad oggi, che io conosca dopo 35 anni, dove mi viene insegnato a puoi fidarti del tuo respiro? Non esiste. È tutto per controllare qualche cosa. E qui con il respiro originario invece andiamo a fare esattamente l'opposto. Puoi fidarti del tuo respiro? E quando cominci a fidarti del tuo respiro, ovviamente succedono cose interessanti, vengono a galla memorie sommerse di cui non sai nulla. Ok? E queste memorie, cosa vuol dire vengono a galla memorie? Adesso parlerò della mia esperienza. Ok? È un po' forte, è un po' drammatica, però è la mia esperienza e io sono arrivato a rivivere la mia nascita. Quello che mi raccontava mia madre riguardo la mia nascita era rose e fiori. Ma non era così, non era la realtà. Ok? Perché questo era quello che lei ricordava, che comunque sia, quando ha partorito me, anche lei era sotto shock. Ok? E io sono nato in casa, un fatto cosiddetto normale, fra virgolette. Però che cosa è successo? Cosa ho rivissuto io quando è toccato a me di rivivere la mia nascita? Non è che sono andato a cercarla, un giorno è affiorata, al momento in cui mi fidavo del mio respiro, è venuto fuori, e in maniera prepotente questa cosa qui. Però mi ha permesso poi di comprendere come mi sono difeso tutta la vita da certe situazioni. Allora, che è successo? Che cosa è successo? Un giorno ero in formazione professionale, stavo facendo la mia formazione professionale, quindi sto parlando di 35 anni fa, e
quel giorno lì, già dalla mattina, mi sentivo come avessi la nausea. Sentivo nausea, non sapevo di che cosa, non avevo neanche mangiato perché, tra l'altro, la persona che doveva venirci a prendere, eravamo a Milano, doveva venirci il nostro amico a prendere con la macchina, non si vedeva, non avevamo fatto neanche colazione perché non c'era niente da mangiare lì dove abbiamo dormito. E quindi questa persona è arrivata in ritardissimo perché aveva bucato, non c'aveva la gomma di ricambio, insomma, tutta una serie di storie. Ma già lì, già da quando mi ero svegliato, avevo senso di nausea. Di che cosa? Non so, perché, torno a ripetere, non avevo mangiato nulla. Però poi siamo partiti con la macchina, finalmente, quando questo è arrivato, stavamo andando a fare questo seminario e la nausea in macchina aumentava sempre di più, fino a che io gli ho detto di fermarsi perché veniva da vomitare. Non c'avevo niente da vomitare perché non avevo mangiato, ripeto. Però mi sono fermato, sono sceso dalla macchina e c'avevo questo senso di vomitare, anche se non succedeva niente. E poi abbiamo cominciato a lavorare con il respiro durante la formazione e è venuto fuori il rospo, nel senso che mi sono ritrovato dentro la pancia di mia mamma al momento della nascita. Stavo per nascere e c'era uno scambio di rabbia enorme tra me e lei. Lei si arrabbiava con me perché provava dolore, perché ovviamente se la donna non si rilassa quando sta partorendo, per quello che viene insegnato ancora oggi, nei parti, se la vagina e l'utero non si rilassano, tu donna partorirai con dolore, c'è scritto sul famoso libro, ma perché partorirai con dolore? Dove, a parte che è scritto su quel famoso libro, ma chi non ha letto quel libro come diavolo fa? Che non conosce quello che c'è scritto sopra? Perché sta scritto lì, allora deve essere così. Non è vero, in realtà partorirai con dolore perché se non impari a stare tranquilla e rilassata, a seguire le fasi della natura, quello che succede è che quando ci stanno le spinte, come invece viene insegnato, spingi, 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 non esiste perché quando spingi si possono strappare i muscoli e quindi da qui arriva il dolore che la donna soffre quando partorisce. Ok? E quindi mia madre stava soffrendo per tutti i dolori che sentiva perché non si rilassava, non apriva e io dentro mi arrabbiavo con lei perché non trovavo via d'uscita, sentivo le spinte, dovevo uscire ma non riuscivo a uscire, non c'è una porta d'emergenza per uscire, non c'è un'altra alternativa. Okay. Quindi lo scambio di rabbia fra me e lei era qualcosa di veramente enorme. E poi, quando sono finalmente uscito, ho percepito la sua lacerazione, perché ovviamente si è lacerata, e ovviamente lei stava fuori di testa con tutti i dolori che poteva soffrire, e dopo mi hanno messo, a parte mi avranno pulito, ho messo dentro un asciugamano, poi mi hanno riappoggiato a fianco a lei, nel letto dove stava, ma c'era l'ostetrica che stava ricucendola praticamente, lei era girata dall'altra parte, non era girata verso di me. E poi, quando si è girata verso di me, con tutti i dolori che stava soffrendo e patendo in quel momento, non doveva averci una gran bella faccia dopo quell'esperienza così faticosa e dolorosa anche per me per uscire. La cosa che mi ha detto è quanto sei brutto e sei girato dall'altra parte. Allora, detta così può venire anche da ridere, no? Quanto sei brutto. No, o quanto sei brutto e poi rifiuto, cioè girato dall'altra parte. Per me quel rifiuto è stato più la rabbia di prima, quella che sentivo prima, era niente al confronto. Proprio niente. Ho provato un'angoscia così enorme. Non so se avete mai visto il film Indiana Jones e il Tempio Maledetto, dove c'è lo stregone che va vicino alle persone, gli mette la mano dentro il cuore, nel petto, gli si infila la mano nel petto e tira fuori il cuore, con il cuore che gli batte in mano. È una scena impressionante, fa effetto, ma a me mi ha colpito particolarmente, perché era quella la sensazione che provavo io alla mia nascita. Quella che praticamente sono stato completamente giudicato, quanto sei brutto, e rifiutato da mia madre, ok? Poi dopo con il crescere tutto è stato abbastanza romantico perché insomma mia mamma mi voleva bene e tutto quanto, però nella mia vita, devo dire, dopo aver rivissuto queste esperienze e la rabbia, quindi il senso di colpa di aver fatto male a mia madre, il giudizio quanto sei brutto e giudizio del tutto gratuito e rifiuto, no? Ha condizionato tutta la mia vita. Fino a che non sono arrivato qui, a questo punto, dove cacchio me la sono dovuta smazzare, porca miseria. E allora ho compreso cosa succedeva ogni volta che mi avvicinavo a una donna. Io ero timidissimo, non ho,
quando c'era magari qualche ragazza che mi piaceva, ma che anche si avvicinava a me, non che io mi avvicinassi perché facevo una fatica bestia per avvicinarmi, vi dico, ero veramente impacciato, timidissimo, diventavo rosso come questa maglietta, rosso gambero come la maglietta, per qualsiasi cosa dicevo o mi veniva detta. E la prima volta che ricordo, quando ho chiesto a una ragazza che mi piaceva tantissimo, quindi ho fatto uno sforzo enorme per andare a chiedergli se voleva fidanzarsi con me in qualche modo, ho dovuto fare qui proprio strapparmi il petto per mettere fuori il cuore, e lei mi ha rifiutato, ovviamente, con molta dolcezza, molto dolcemente, non è stata violenta assolutamente, ma io l'ho visto come una violenza di nuovo, e quindi ho richiuso tutto e non mi avvicinate più. Insomma, è sempre stato molto difficoltoso per me aprire il cuore e mettermi a disposizione. Ma questo per tutta la vita. E un'altra cosa molto importante che c'era, sempre lì alla mia nascita, è stata anche l'esperienza che c'era anche mio padre al momento in cui sono nato. E mi ha preso in braccio e cercava, io lì, quando è successo questa cosa qui, che mia madre mi ha detto quanto sei brutto e sei girato dall'altra parte, ho urlato così potentemente che nella formazione professionale, mentre succedeva questo, ho urlato, avrei buttato giù il palazzo di 10 piani che avevo sopra per le urla che ho fatto. Questo ovviamente perché i miei insegnanti sapevano quello che sapevano, non sanno quello che so io oggi a distanza di 35 anni. Non succede più una cosa del genere, non succede più così potentemente, insomma. Una volta invece ti facevano urlare, strillare, strepitare, menare, picchiare, di tutto di più, ma insomma, non sono metodi funzionali per quello che riguarda me con la mia esperienza acquisita oggi dopo tanto tempo. Però in quel giorno lì tutti quanti sono scappati, si sono spaventati, compreso gli insegnanti. E quindi mi hanno urlato da solo nella stanza a urlare. Ho urlato non so per quanto tempo, mezz'ora, un'ora, non ho più ricordo di questo. So che ho urlato talmente tanto e talmente forte che poi non c'avevo neanche più la voce. E sono stato poi in silenzio per una settimana, non ho più parlato. Per digerire sto boccone che era bello grosso, insomma, da tirare fuori. Okay? E quindi nella mia vita, potete immaginare com'ero io? Ero un fiammifero. Ogni volta che c'era un'ingiustizia da qualche parte, ma non soltanto nei miei confronti, ma anche nei confronti delle altre persone, io mi arrabbiavo in una maniera feroce. Veramente feroce, mi arrabbiavo ferocemente. Okay? Oppure un giudizio improvviso e inaspettato che non mi aspettavo, mi faceva schizzare come una molla proprio, e quindi diventavo ferocissimo. Con le donne ho sempre avuto difficoltà nel senso di avvicinarmi, come ho detto prima, e tutta una serie di altre cose, no? Non permettevo alle persone di avvicinarsi, anche a mio padre l'ho sentito sempre distante tutta la vita, ma io lì nel momento in cui è successo questo che è successo, ho deciso di chiudere il mio cuore, di non voler far avvicinare più nessuno. E mio padre, come dicevo, quando mi ha preso in braccio, cioè, mi coccolava, mi scaricava i camion d'amore con rimorchio per farmi calmare. Ma io urlavo e piangevo disperato. E non volevo far avvicinare nessuno, neanche mio padre. E l'ho sentito, mio padre l'ho sentito distante tutta la vita. Ma ero io che non gli permettevo di avvicinarsi. E quando ho scoperto questa cosa, ho riscoperto mio padre, perché ho cominciato ad avvicinarmi a mio padre, a permettergli di avvicinarsi. E purtroppo poco dopo è morto e quindi mi sono giocato tutta l'esperienza con mio padre che stavo riscoprendo. Okay? Quando sono andato poi, che ho digerito questa roba, questo boccone abbastanza tosto, sono andato a chiedere informazioni a mia madre. Non subito, ho aspettato un po' di tempo, perché dovevo farla sedimentare, perché insomma, la cosa era abbastanza grossa e tosta. Quando ho chiesto informazioni a mia madre, tranquillamente, non arrabbiato, lei mi diceva, no, ma non esiste questa roba qua. E poi dopo ho realizzato anche perché non esiste. Perché in quel momento lì, anche lei era sotto shock. Quindi quella roba lì, quel materiale, se anche fosse stato presente, non era registrato a livello razionale. Era registrato a un altro livello. E quindi quello che raccontava della mia nascita era un'altra storia. Quella che raccontava razionalmente. Brandelli di informazione che magari gli ha detto qualcun altro. L'ostetrica piuttosto che magari papà, se ne hanno parlato, non lo so neanche questo, se ne hanno mai parlato. Questa è la mia esperienza. Da lì poi sono
successe tantissime altre cose, anche dove ho fatto esperienze di altre vite, dove ho vissuto delle situazioni, generalmente sempre con morte finale, di altro genere, che mi fanno fare i click nella vita, di questa vita. Porca miseria, ancora sto agganciato a quel tipo di situazioni. Nel momento in cui qualcosa diventa chiaro, è chiaro per sempre, smetto di reagire a quella situazione lì. Ok? Così come è successo a tante altre persone. In qualche video fa, forse ne ho parlato, sì, ne avevo parlato, per fare un esempio di un'altra persona, mi è venuto un po' di tempo fa, qualche anno fa, una persona che era molto ansiosa, che stava da anni in psicoterapia, da 5-6 anni, non mi ricordo, in psicoterapia, era un uomo gay, un omosessuale. E dice: guarda, sull'omosessualità ci ho lavorato, sono 5 anni che ci ho lavorato con lo psicoterapeuta, sto tranquillo, non ho problemi, però io ho sempre questo stato di ansia che non riesco a superare. Dico, vabbè, ok, lavoriamo con il respiro. Io non lavoro, quando lavoro con la persona non lavoro sul problema specifico, noi lavoriamo con il respiro e poi quello che succede, succede, non andiamo a cercare nulla. Il respiro entra dentro e fa il suo lavoro di guarigione alla grande, ok? Se è fatto bene. Per cui, facciamo la prima seduta, è rimasto molto contento, molto soddisfatto. Wow, cavolo, mi sento molto più tranquillo rispetto a quando sono arrivato, ma molto, di molto, e sono contento, mi fa piacere questa cosa, con una seduta sola già. Quindi ha ripreso appuntamento, ne abbiamo fatte altre, e fino a che siamo arrivati alla quarta, quinta seduta, dove si è ritrovato a rivivere la sua esperienza. Aveva 7 anni. Ed era, dormiva nel lettone con il nonno e la nonna, perché stava a casa dei nonni, e quella notte lì dormiva insieme a loro ed era baciata la nonna. A un certo punto ha avuto un'erezione. I bambini maschi ce l'hanno, queste cose che succedono, ci ha avuto un'erezione. La nonna si è girata inviperita, gli ha preso il pene, gliel'ha stritolato, gliel'ha proprio spinto, pizzicato fortemente. Lui ovviamente sotto shock si è spaventato, si è girato verso il nonno per cercare protezione. Ok? E in psicoterapia invece quello che gli hanno raccontato, quello che gli facevano raccontare, quello che insomma è venuto fuori da lì, da dico, perché no? Perché tu probabilmente da bambino hai visto il nonno nudo e allora c'hai tutta questa, cioè, balle, balle, balle. E dici, porca miseria, adesso ho capito perché sono diventato gay. E adesso capisco anche perché quando ho un rapporto sessuale non voglio essere toccato, non voglio che nessuno mi tocca, ma sono io che devo gestire la situazione. E ha fatto i click, ta, 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 un sacco di click. Ovviamente la sua vita è cambiata. Non era soltanto l'ansia. Per psicoterapia c'è stato 4-5 anni e con 5 sedute di respiro è venuto fuori il vero motivo per cui era agganciato alla sua omosessualità. Razionalmente non ci puoi arrivare a queste cose, non ci arriverai mai. Quindi la psicoterapia, per certi versi è funzionale, è una cosa meravigliosa, ma per altri non ci arriverai mai, perché non è razionale. A meno che la persona che va in psicoterapia non arriva in uno stato in cui sta già fuori, e per cui lo psicoterapeuta può aiutarlo magari a far sì che diventi chiaro cosa sta succedendo in quel momento, ma generalmente le persone che vanno dallo psicoterapeuta parlano, razionalizzano. E noi stiamo parlando di cose che non hanno niente di razionale, non le puoi rintracciare razionalmente parlando. C'era un altro esempio che mi era venuto in mente, adesso mi è sfuggito. Vediamo se mi ritorna. Ma sì, insomma, di persone che hanno fatto lavori di vario genere, ce ne hanno avute veramente tante, 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 tante. Una volta, questo l'avevo raccontato per chi ha paura dell'acqua, a Ischia, era venuta una persona che non era mai entrata in acqua in vita sua, mai stata al mare, mai stata in piscina, e dentro la sua vasca da bagno, 10 centimetri d'acqua, si sentiva affogare in casa sua, dentro la sua vasca da bagno, con 10 centimetri d'acqua affogava, non era qualcosa di veramente assurdo, e faceva l'infermiera, tra l'altro, donna di 55 anni, quindi neanche una bambina. E fondò Ischia, dopo una settimana di lavoro con il respiro, dove aveva visto molte cose e aveva superato molte cose soltanto con il respiro, perché lei l'acqua non è mai entrata in acqua in quella settimana,
in piscina con noi a fare gli altri lavori. Però siccome vedeva le persone che facevano le sedute individuali e quando uscivano diceva, wow, come stai? Io andavo lì a fare le domande, ma come è andata? Come stai? Da Dio gli rispondeva. No? E lei rosicava, nel senso che gli sarebbe piaciuto farlo anche a lei quella cosa lì, ma non aveva il coraggio di farla, scappava via lontano. E come ho già raccontato in un altro video, alla fine settimana, quando ormai doveva partire e stavano arrivando le altre persone nuove, quindi non c'era più posto per poter fare nient'altro con lei, dice, ma posso rimanere un'altra settimana? Dico, guarda, mi dispiace, non c'è più posto, non abbiamo più dove mettere le persone. Dico, guarda, dormo in corridoio, faccio qualsiasi cosa, dormo per terra, non mi interessa, ma vorrei fare un lavoro con te, se te la senti, di lavorare in acqua con te. Va benissimo, io non ho problemi. Se riesci a sistemarti, vedi tu, parla con l'albergatore e poi vediamo. Quindi si è fermata e ha preso appuntamento con me 3 giorni dopo per fare la seduta in acqua. E 3 giorni dopo ovviamente non si presentava perché le sue catene la tenevano lontano dalla piscina. Non si è fatta trovare, non è venuta in piscina. Io ho finito le sedute con altre persone, aspettavo lei e 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, alla fine sono uscito dalla piscina per andare a cercarla. E l'ho trovata in un angoletto, rintanata in un angoletto, e ho detto, senti, che cosa vuoi fare? C'hai un'occasione meravigliosa per risolvere il tuo problema, o vieni subito, o altrimenti non se ne parla più. Hai perso un'altra settimana di tempo della tua vita, quindi che vuoi fare? Visto che me l'hai chiesto tu, io torno in piscina. Se non ti vedo, faccio un'altra persona, lavorerò con un'altra persona. E per arrivare in piscina, da dopo che sono andato via, perché l'ho mollata lì, non sto a perdere tempo, non mi metto a lottare contro una persona che non vuole fare una cosa, non è il mio compito. Una volta facevo, spingevo, tiravo per far venire le persone, adesso non più, ho imparato, ho preso parecchie mazzate e quindi voglio bene a Paolo Ciericola e ho deciso di lasciare stare le persone dove vogliono stare. Quindi ho aspettato che lei si presentasse, è arrivata un quarto d'ora dopo, quindi mezz'ora dopo il nostro appuntamento che ci avevamo. E per scendere la scaletta, perché c'era una scaletta a pioli, per arrivare con l'acqua a 1,20 m, ci ha messo un altro quarto d'ora. Con i capelli, quando è scesa giù, c'aveva i capelli dritti così. Poi, gli ho spiegato come funzionavano le regole dell'acqua e come doveva fare, come doveva comportarsi, ha accettato di farlo e siamo riusciti a fare la seduta. E anche lì ha vissuto una memoria, dopo un po' che stavo lì, che la portavo sopra e sotto dall'acqua, è venuta a galla una memoria, dove lei era di un'altra vita, ovviamente, dove lei era il capitano di una piccola imbarcazione, però aveva fatto delle manovre errate e la barca era andata a picco con tutte le persone che c'erano a bordo, donne, bambini, altre persone, quindi era responsabile della sua morte, dove è morta affogata pure lui, e anche la morte delle altre persone. È finita la seduta che era incredibilmente contenta, però anche arrabbiata con me perché mi ha detto, ma non mi hai fatto fare le capriole sott'acqua? Capriole sott'acqua con una che in 10 centimetri d'acqua si sente affogare, insomma, dopo quello che è venuto fuori, penso che ci vuole un attimo di tempo di assestamento. No, no, fammi fare le capriole, dai, fammi fare. E quindi mi ha chiesto di fargli fare e gli ho fatto fare delle capriole sott'acqua. E quando è uscita fuori era come una bambina impazzita, era gioiosa, era felicissima di questa cosa qui. E dice: se lo racconto ai miei figli, mi diranno che mi hanno drogato. Infatti, quando ha chiamato i figli, poi gli hanno detto: mamma, ma ti hanno drogato, ma che è successo? E poi, tanto per farla breve e la finisco qui, il giorno dopo c'era un giorno libero con tutti i partecipanti del gruppo, chi andava a fare il giro dell'isola con gli scooter e chi andava a fare il giro dell'isola con la barca. E lei ha deciso di andare a fare il giro dell'isola con la barca e quando sono arrivati in una caletta di quelle dove si tuffano, dove c'è l'acqua limpidissima, dove lei si è buttata in mare da sola. 55 anni che non entrava in acqua. Si è buttata in mare da sola il giorno dopo. Quindi si sciolgono o non si sciolgono le catene mentali? Ovviamente questo non è che succede a comando, torno a ripetere, perché io non vado a cercare nulla, noi non andiamo a cercare nulla con la persona, semplicemente ci si mette giù, si respira in un certo modo, quello che ha previsto la natura, come dicevo, respiro originario, si respira in quel modo lì e se sei pronto, se lasci, se dai il tuo consenso a che avvenga, viene a galla, viene fuori. Altro caso, e poi chiudo perché sto andando abbastanza lungo.
Una ragazza che soffriva di mal di testa da una vita intera, mai liberata dal mal di testa, fin da quando era bambina, lei, ragazza di 35 anni più o meno, soffriva di mal di testa e paura degli uccelli e delle piume degli uccelli. Mal di testa feroce che non è riuscita a risolvere in nessun modo, né con le pillole, né con la psicoterapia, né con lo yoga, né con niente, non riusciva a risolvere il suo mal di testa. C'era sempre mal di testa, mal di testa, mal di testa, mal di testa. Venne da me e gli ho spiegato, guarda, io non lavoro con il mal di testa, lavoro con te, lavori con il respiro in questo modo e vediamo quello che succede. E ha accettato, dice questa è l'ultima spiaggia per me, non so più cosa fare, non so più dove andare a sbattere la testa per l'appunto. Quello che è successo durante la seduta è che lei si trova a rivivere un'esperienza di vita, di un'altra vita, dove era un uomo di circa 70 anni in mezzo a un bosco con il fratello che litigano, fanno a botte, finiscono a terra con lottazione feroce, il fratello prende una pietra e gli dà una botta in testa potentissima. Lì non è morta lei, lui non è morto. Però era abbastanza malconcio perché una sassata in testa è sempre una sassata in testa, insomma, ok? Quindi dopo un po' che è rimasto a terra, si è alzato tutto sanguinante e è tornato verso casa, dove la governante l'ha fasciato e lui se ne stava andando verso il letto per mettersi a riposare. E mentre andava verso il letto, è passato davanti alla finestra dove fuori c'era un ragazzo con un uccello sulla spalla. E lì ha cominciato a urlare. Non siamo venuti a capo di niente, però comunque sia, la seduta l'ho terminata e la domanda che gli ho fatto è come stai, come ti senti? C'è ancora il mal di testa? Cioè, no, non ce l'ho più il mal di testa, non c'è più, è scomparso il mal di testa. Sei contenta? Eh sì che sono contenta. Però no, non ci posso credere, ma non è possibile, ma dai, mi sono inventato tutto. Senti, a me che ti sei inventato tutto non me ne può fregare di meno, te lo dico papale papale. Mi interessa che tu hai... ti è passato un mal di testa, sei venuto col mal di testa, non c'è più mal di testa, fantastico, funziona. Quindi è tornata la settimana successiva, ancora una volta, ancora incredula, sempre incredula, dice non ci posso credere, ma dai, mi sono inventato tutto. Vabbè, ok, facciamo un'altra seduta per farla breve, e in quest'altra seduta si trova ancora a essere un uomo, un altro uomo da un'altra parte, un altro periodo di tempo, in mezzo alla rivoluzione francese, in una piazza dove c'era un sacco di gente, soldati a cavallo che caricano e lei prende, pum, lui prende una zoccolata di un cavallo in testa e ci lascia la pelle. Finisce la seduta, gli ho chiesto ancora, c'è ancora il mal di testa, ce l'ha piovuto, durante la settimana c'è piovuto il mal di testa o durante questa seduta c'è il mal di testa. Lei dice, no, sto benissimo, non c'ho mal di testa, però queste storie qua, ma insomma, ma dai, ma non ci posso credere, ma non è vero, ma non è possibile. Mi sto inventando tutto, senti, di nuovo, torno a ripetere, non mi interessa niente, la cosa funziona, sono contento che non c'è più il mal di testa, ci vediamo settimana prossima, adesso lo sto raccontando molto, molto stringata. Quindi torno la settimana successiva e, sempre incredula, non ci posso credere, non ci posso credere, però... Questa volta facciamo la seduta e questa volta rimane in questa vita. Però lei ha 8 mesi di gravidanza nella pancia della mamma, quindi è dentro la pancia della mamma. E a un certo punto mamma e papà che sono a tavola litigano ferocemente, il padre che si arrabbia si alza e rovescia il tavolo e cade sulla pancia della mamma. E indovinate dove prende lei la botta? In testa, ovviamente. Ok, dice, ma non è possibile, quando abbiamo finito la seduta, dice, ma non ci credo, ma dai, ma non è possibile, no. E quindi se ne va, ancora incredula, sempre il mal di testa, il suo mal di testa non è stato più, non c'è stato più praticamente. Quando è tornata la settimana successiva, non diceva più che era incredula. E quindi gli ho fatto qualche domanda. Che è successo? Come stai? Hai avuto più mal di testa? No, non ho più mal di testa, sei contenta? Sì, sono contentissima. Però ti devo raccontare questa cosa qua. Io non ce l'ho fatta, resiste, perché io gli avevo detto non andare da tua madre a chiedere, lascia sedimentare le cose e vedi come poi ti senti. Sono andata, invece no, non ho resistito, sono andata subito da mia madre a chiedergli, dico, senti un po', ma quando io ero dentro la pancia tua, 8 mesi di gravidanza, e tu hai litigato con papà, cosa è successo precisamente? E la mamma dice, è sbiancata come un lenzuolo, bianca, cadaverica, dice, ma tu come fai a sapere certa cosa che io non ho mai parlato con nessuno? E lì ha realizzato che quello che stava vivendo nelle sue memorie non erano fantasie.
ma era qualcosa di reale. Okay? Quindi poi fra l'altro era anche ciclico, perché sempre sulla testa, sempre sulla testa. Okay? Un'altra cosa che mi aveva detto rispetto all'esperienza precedente, adesso mi dimenticavo, cioè adesso, quando era in Francia, cioè adesso capisco anche perché, cioè quando andavo a scuola, per me il francese era come se la mia lingua madre, io lo parlavo benissimo, mentre l'inglese non lo sopportavo, non riuscivo a parlare inglese, facevo una fatica bestia a imparare l'inglese, mentre il francese lo imparavo in maniera proprio velocissima, come se fosse sempre la mia lingua. Quindi, tornando a bomba, torna per la quarta seduta e nella quarta seduta si ritrova a vivere di nuovo l'esperienza, la prima esperienza, quella dell'uomo di 70 anni, in mezzo al bosco, litiga col fratello, torna a casa, la governante gli fascia la testa, passa davanti alla finestra, ragazzo con l'uccello sulla spalla, comincia a urlare, ma lì questa volta non l'ho mollata e siamo andati oltre. Che succede? Che succede? Gli chiedevo e mi rispose che non c'era nessuno, non c'era nessuno, non c'era nessuno, sono tutti morti. E quello che era successo effettivamente, erano tutti morti, c'era un campo di battaglia, era un soldato in questa vita, un masso che gli è precipitato addosso, gli ha sfracellato una gamba e intorno c'erano tutti i cadaveri, perché la battaglia era finita, erano tutti morti. E quando ci sono i cadaveri in un campo di battaglia, o almeno quando c'erano, quello che succedeva è che succedevano che le cornacchie, i corvi, andavano lì a becchettare i cadaveri e hanno cominciato a beccare anche la sua gamba sfracellata piena di sangue e cercando di mandare via questi uccellacci gli si appiccicavano le piume sulle mani. Per cui, a parte poi lì è morto, anche lì è completamente dissanguato, però questa è una storia qui. E la volta successiva, quando è tornata, mi ha raccontato anche quest'altra esperienza. Cioè mia sorella c'ha un pappagalletto a casa, io non mi ci sono mai avvicinata in vita mia, mai. Mai potuto sopportare, non l'ho mai sopportato, non lo potevo vedere, non mi ci sono mai avvicinata. Per la prima volta in vita mia sono arrivato a casa e ho accarezzato il pappagallo. Quindi, tornando alla storia che vi ho fatto all'inizio del problema, vi ricordate, c'è cioè il problema con tutti i dati, quanto tempo ci metti a risolvere il tuo problema se hai tutti i dati? Se ti mancano i dati, il problema non lo risolverai mai. Non so se ci sono domande. O meno non vedo nulla qui, se avete domande ragazzi vi spingo a scrivere, a fare domande, a scrivere qui in diretta, nella chat, oppure c'è qualcosa? Ok, per ora non ci sono domande, vabbè sto raccontando belle favole, quindi le domande per i bambini, i bambini che ascoltano le favole sono tanti, mi piacerebbe avere delle domande costruttive in modo che posso aiutarvi. Il mio compito è quello di aiutarvi a fare qualsiasi cosa possiate fare, a stare meglio nella vita in generale, e a stare, come dicevo prima, il compito è quello di stare bene o meravigliosamente bene. Quindi il mio compito è quello di aiutarti a fare questo. E se volete rintracciarmi, contattarmi, potete farlo andando sul sito www.scuoladirespiro.org oppure www.paolocericola.it. Ovviamente faccio sia sedute individuali a Roma, Parma, a breve forse anche a Milano e ultimamente le sto facendo anche online, quindi puoi richiedere una consulenza gratuita online andando sui siti che ti ho appena nominato e noi, se non ci sono altre domande, qui non mi sembra che ce ne sia, e ci rivediamo la settimana prossima sempre qui sul canale di offertalibera.org. Per il momento è tutto, creature meravigliose, io vi do un abbraccio, vi mando un abbraccio dal cuore e ciao a tutti, creature meravigliose. Grazie per avermi ascoltato. Ah, se vi è piaciuto quello che ho raccontato, mettete mi piace, condividete, insomma, spargete la voce, andate e moltiplicatevi, come diceva qualcun altro. Un abbraccio, ciao!